scappare, hai voglia di scopare. Arriva Gabri Ponti, se scompianziare. Prepara la riassol, c'è Gabri alla console. Il papà della musica che sembra un po'. Cavalcavia, è come una magia. Se dici una bugia, ti porta in Ungheria. Perché? Cavalcavia, non fuma la Maria. Perché la polizia, se no lo porta via. Ciao a tutti, ciao, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalcavia, la mia classifica dance dove ogni settimana propongo i dischi più potenti da ballare. Super stereo. Voglio subito salutare Ornella, una mia fans che ho menato sabato sera sotto la console perché mentre mixavo batteva le mani a tempo e allora non ci ho più visto. Un saluto da nessuno, perché il gallo l'ho mangiato. No. Provate voi a fare un cannone e poi non avere nulla da mangiare dopo. Basta là. Partiamo! Ma non perdiamoci in puttanatene e partiamo subito con la terza posizione di questa settimana con... Mulino DJ, che cazzo è? Deve essere qualcosa di molto buono, ma semplice. Ma è pane? Sì, vero pane. C'è dentro una tavoletta di cioccolato. Le cose semplici sono sempre le più buone. Buone, 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 buone. Banderas! Banderas! Ti asce in colpo questa! Pare una frenata delle mutande! No! Che cazzo è questa? No! Che cazzo è questa? Banderas! Ciao. Minchia zio fa, quanto spacca i culi a bordo pista questo disco, eh? Ma che ne dite di ascoltare due messaggi? Gabri, sono proprio contenta. Finalmente hai deciso che mi porterai a cena fuori. Oh, poi andremo a vedere un film. E poi chissà, magari. Non vedo l'ora, Gabri. Ti voglio bene. Sentiamo il secondo messaggio. Brutto pezzo di merda. Ma no. Sei miliardario. E cosa fai? Mi porti a mangiare fuori, sì. Fuori dal chiosco, a meno 3 gradi. E poi il film? Un porno dove Superman si sfonda Batman. Dopodiché hai iniziato pure a strusciarti addosso, canticchiandomi all'orecchio, siamo figli di Pitagora. Ma tu sei un figlio di puttana. Ma forse è meglio andare avanti. Entrata. Questa settimana, alla seconda posizione, arriva una nuova produzione dance molto potente. Ah. Di DJ Tozzo con Bocca. Cano. Questa la consiglio a tutte le bastarde che vogliono limonare sui divanetti per 45 minuti consecutivi. È un successo garantito, fidatevi. Volevo ricordare che questo sabato pomeriggio mi lancerò da un aereo sulla città di Torino con una console carica di 95.000 lettori CDJ Pioneer. Se riuscirò a mixare almeno un disco prima di schiantarmi al suolo, batterò il record del mondo. Se ce la farò, potrete venirmi a trovare per fare un selfie nel reparto di rianimazione cretini allo stato puro del CTO di Torino. Ma mi raccomando, vi aspetto numerosi. E adesso arriva la posizione numero 1 di questa settimana. Tenetevi forte, ragazzi. Arriva DJ Nano con Apri l'ano. No, bella questa. DJ Nano. No. Prima di chiudere volevo salutare mio nonno Giancarlo, che purtroppo è morto anche lui alla Fiat proprio l'ultimo giorno prima di andare in pensione, schiacciato dall'apo mentre faceva la retro nel parcheggio tutto fatto merda. Ciao nonno Giancarlo, ci manchi tanto, però alla nonna non manchi mica, perché sai cosa mi ha raccontato? Che quando tornavi dalla Fiat tutto sporco sudato volevi sempre metterglielo nel culo. Un saluto dal vostro Gabri Pontifex e ci sentiamo presto con Cavalcavia, la classifica dance che ti porta via. Cavalcavia è come una magia, se dici una bugia ti porta in Ungheria. Cavalcavia, non fuma la Maria, perché la polizia se no lo porta via. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. No.
queste due ore sono volate. No, meno 4. Meno 4 e arriva Paolo. Noi sei qua alla Miami, te la butto in culo, la ciccia bella. Ti aspetto all'aeroporto col cazzo in mano e te lo butto in culo. Prendo biglietto aereo per Miami. Che accoglienza. Che bello, che bello, che bello. Do uno schiaffo a tua moglie forte, poi tra. Ma povera donna, è anche a dieta. Ma che bello, ma che bello. È a dieta tua moglie? Io sono a dieta, ho perso già 5 kg. Ma dove? Si comincia a vedere la maniglia dello sportello, guarda. Madonna. Grazie a Pippo Palmieri. A ciao domani, fratello. Marco, ciao. Salutiamo DJ Spine, ancora malato. Ciao. Ancora a casa. Ancora qualche giorno. Grazie a DJ Mago Wender. Grazie a Alan Caligiuri. Grazie a Marco Dona. Grazie alla Poppy Poppy. Grazie a sto cazzo. Grazie a Luca Alba. Grazie al mio. Aspetta, come ti posso definire? Collaboratore domestico. Allora, Marco. No, utile aspetta. Collaboratore. Pensaci bene. Aspetta, io ci ho pensato bene, ma non è servito a un cazzo. È proprio abbandonato. Non ce la fai. Vabbè, questi dai, messaggi vabbè. In codice mi stanno. Vabbè, dai, rimaniamo ancora amici. Però... Oh, amici, Paolo! Cosa? Che è successo? Cosa fai, Paolo? Ti chiamare da Satana! No! Scusate, intanto c'ho degli attacchi. Di cosa? Abbiamo perso la scommessa, non niente Marco, ma vai avanti, tranquillo. No, vabbè, dai, siamo ancora amici. Vabbè, dai, siamo ancora amici. Vabbè, se adesso vai sul sito qualsiasi, compri 400 euro di biglietti. Ma di nuovo, Marco, l'ha già fatto venerdì scorso. Basta, Marco, mi hai rovinato. Dai, 400 ciao. Euro cosa sono per te, Barbone? Grazie a Fabio Lisei, grazie a Paolo Noiz. Grazie alla Cumpa di Viaturati e la grande immensa famiglia sulla pagina di Facebook Lo Zoo di 105. Grazie a Marco Mazzoli! Ingegno! No, il disperato! Ci sentiamo domani! Fatti chiamare da Satana! Maestro? Sì? Lei invece si becca l'applauso più grande!